Buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti alla 30ª puntata di Fabio di Sera. Stasera si festeggia perché insomma è un percorso che si è allungato molto nel corso del tempo, molto di più di quello che ci aspettavamo probabilmente all'inizio del nostro anno lavorativo, no? Abbiamo cominciato a metà ottobre dell'anno scorso, siamo andati avanti fino adesso, insomma grazie anche alla lungimiranza del direttore dei programmi, dell'editore, del direttore artistico della rete, quindi siamo molto contenti. E stasera, siccome siamo arrivati alla 30ª puntata, verso la fine della prima serie di Fabio di Sera, festeggiamo con la nostra Federica Sapienza, che ci è venuta a preparare una bella scenetta e che ovviamente festeggerà anche con una torta che poi dopo i nostri cameraman inquadreranno, che rappresenta il 30, appunto la 30ª puntata della nostra trasmissione. Quei tre sembrano tre personaggi dei Promessi Sposi, in realtà beh, insomma sì, no, effettivamente sì, io faccio Don Abbondio. Tu sei molto Don Abbondio. Lui fa un bravo. Più io sembro Don Abbondio. Fabio, tu sembri più Agnese che Lucia, ecco, in quella rappresentazione, ma va benissimo uguale, no problem. Diciamo che erano un po' caricaturali, dai, giusto per dare l'idea. Sì, ma va benissimo. È quello che c'è dentro che ci piace, che abbiamo detto sono amaretti. È una crema di mascarpone con amaretti sbriciolati. Crema di mascarpone con amaretti sbriciolati dentro quel 30, capito? Dentro il 30, stasera, sì, sì. Ecco. E poi faremo una 30, cena fresca. Cominciamo con cosa? Qual è la con prima pietanza? Un crostino di pane di segale con fragole, olive nere e pinoli. Daremo la ricetta che pubblicheremo sulla pagina Facebook di Fabio di Sera. Assolutamente. Salutiamo gli amici che sono sul nostro divanetto. Antonella Morea, molto per questa trasmissione, molto noto, ma ci mancherebbe altro, non solo per quello che riguarda questa trasmissione. Angelo Otero, il nostro filosofo, vi spiegheremo il perché della sua presenza tra filosofia e cucina, perché lui è un grande intenditore dell'una e dell'altra cosa. Antonio Buono, Tony Buono, che è un performer, è un musicista, è un percussionista, si interessa di formare anche i bambini, insomma poi ci spiegherà lui meglio, ed è grazie a lui che questa sera parliamo di un certo argomento che vi indico tra poco. Il nostro Fabio Massa, che ci è venuto a presentare il suo ultimo film. Buonasera Peppino. Ciao Fabio, buonasera. Tutto benissimo? Sì, sì, non ci vediamo da un po' di tempo. Siamo... Me lo sono ricordato. Assolutamente. Contatti Facebook. Contatti internet. Allora, esatto. Il contatto Facebook Fabio di Sera. Cercateci su Facebook, potete anche telefonarci. Ma 0823 099 675. Se scrivete su Facebook vi leggo subito in tempo diretto. Quindi... Ma se mi sbottono il primo bottone sembra brutto. Beh, rispetto ai 56 gradi che stanno qui dentro puoi farlo. No, perché si va bene la camicia col colletto, ma io... Scusatemi, avevo bisogno. No, scusate, no, lo so che tu non approvi. No, però... stavo guardando, è bello. Ma sei a casa tua, Fabio. Va bene, uguale. A casa tua. Adesso è avere caldo. Ma sono a casa mia, ma ho gli ospiti. Insomma, no, bisogna... ma sono amici. Quello senza ombra di dubbio. Allora, stasera parliamo di essere o di avere. Che detta così sembra complicatissima, no? Perché lui, Antonio, mi ha scritto una mail l'altro giorno. Mi fa, sai, guardo spesso la tua trasmissione. Che cosa pensi della questione dell'essere e dell'avere? Perché Eric Fromm, come molti di voi sapranno, psicanalista eccetera, diceva che siccome l'uomo si avvia, no, verso un'epoca in cui avere è sempre più difficile e siccome però l'uomo si identifica molto con quello che ha, siccome avere è sempre più difficile, quando non potremo avere proprio più, sperando di non doverci arrivare, ma insomma parlando per iperbole, quando non potremo avere proprio più, che cosa sarà l'uomo? Si dovrà rassegnare finalmente ad essere. Era un po' questo, no, l'idea che tu mi volevi dare per questa puntata di questa sera. Quindi stasera parliamo di essere e di avere. Tu che idea ti sei fatto? Dell'essere e dell'avere. Dell'essere e dell'avere, ma anche del visibile e dell'invisibile, perché l'essere è l'invisibile, che non è sempre così secondo me. E poi invece l'avere il visibile. Tu guarda davanti, io sono spesso alle tue spalle, tu guarda davanti, che così a casa ti guardano in faccia. Guarda, io proprio ieri sera facevo un'osservazione leggendo proprio Fromm, ma comunque anche Platone. Scusatemi, ma Antonio il microfono ce l'ha? Perché io non... Ah, eccolo qua, era nascosto, scusami. Ok. Ecco qua. E quindi facevo un'osservazione, dicevo, e pensavo questo. Se il possesso ha preso proprio comunque il sopravvento su noi stessi, noi possediamo tutto quello che abbiamo, l'amore lo possediamo. E se possediamo l'amore, che cosa vuol dire? Che noi mitizziamo l'amore e lo facciamo diventare una dea e siamo schiavi di questa dea. E quindi amiamo per possedere. Questo amore nel possedere, a differenza di quello che forse mi puoi insegnare, no, tu, non è più la felicità di rendere felice la persona che hai di fronte, ma è
la possibilità che la persona che hai di fronte ti può dare nel renderti felice. Quindi che cos'è? Un possesso. Tutto quello che è possesso è avidità, e tutto quello che è avidità è cattiveria, comunque, al di là di tutto. E pensavo a questa cosa: se io ho mal di denti, io posseggo il mal di denti. Se ho il dente, io posseggo il mal di dente, ci sta tutto, no? Ci sta dentro a questa cosa. Se io ho l'insonnia, perché mai io dovrei dire che posseggo l'insonnia, se l'insonnia non è altro che un disturbo? Quindi sono effetto da un disturbo, che è l'insonnia, come l'ansia, per esempio. E già capire questo potrebbe essere la cura per questo tipo di male, che comunque è il male del secolo, è questo proprio, eh. Cioè, se tu senti parlare in giro... Il male del secolo, secondo te, qual è? Il senso del possesso? È l'ansia, l'ansia del possedere, il possedere le cose. E c'è chi dice che il male del secolo è l'ernia al disco. No, per dire... Per me la colecisti. Per te la colecisti. Angelo, Antonio mi sottolineava anche una favola, una favoletta, insomma, una cosa che si dice, una favoletta indiana, che dice se due persone si incontrano e hanno $100 ciascuno nella tasca, e si scambiano questi $100, che dopo che cosa c'hanno? C'hanno sempre $100 ciascuno, perché si sono scambiati la banconota l'uno dell'altro. Se due persone hanno due idee, una ognuno la propria, e se le scambiano, dopo cosa avranno queste due persone? Due idee ciascuno. Quindi l'invisibile si raddoppia, certo. E mentre il visibile no. Che dici? Troppo filosofico. Io? No, non dico. Stavo pensando che questo discorso potrebbe essere molto serio e molto difficile, ma noi non lo dobbiamo fare difficile. No. Allora diciamo molto semplicemente, essere e avere due ausiliari in senso letterale, in senso più ampio, astratto, essere significa esistenza in generale, esserci, Songhi, Naninel, Antonel, Antonio. Allora la nostra esistenza quant'è che si configura come tale? Quando possiede o quando si realizza? Quando possiede è avere, quando si realizza è essere. Da quando è che ha cominciato a stare male l'umanità? Da quando, inventata la moneta e prima ancora l'oro, ha dato la possibilità di spostare all'infinito gli appetiti, non un magna, la voglia di possedere. Quando non c'era il denaro, non c'era la moneta, l'oro, allora tu potevi accumulare grano, potevi accumulare legumi, baratto, no? Sì, però si perdevano, le derrate alimentari marcivano. Ma quando l'elemento di scambio è diventato il denaro, la moneta, l'oro, il sonetto di Shakespeare sul biondo oro, e allora è cominciata la voglia dell'appropriazione illimitata. È nato lo spirito borghese, l'accaparramento, il capitalismo, il volto della società contemporanea che è nata nell'Europa occidentale. E questo è una cosa. È chiaro che avete nominato Fromm, così, ex abrupto, Nanninelli dice bella e buona, mi sa ma io mi sa from me Nanninella, cioè, mi sa from me, certo. Allora Nanninella avrà ragione. Allora, per i telespettatori, allora, che no, insomma, per Nanninella è il mio alter ego, non tutti l'avatar, hanno visto tutte e 30 le puntate, il mio alter ego è l'avatar del filosofo, capito? È, cioè, quella che mi tira per la giacchetta quando io me ne vado per le nuvole, perché dovete sapere che è proprio il primo filosofo della tradizione occidentale era Nanninella, no? No, signora, no, era, scusate, era Talete. Ah, Talete. A un certo punto Talete conobbe Nanninella. Guardava, no, teneva una schiavetta trace. Non so, si chiamava Nanninella. Probabilmente si chiamava Nanninella. Allora questa schiavetta trace lo prese in giro, dice: ma come? Che fai? Ma vedi dove hai messo i piedi? Hai messo i piedi nella pozzanghera per guardare le stelle. E da allora questo aneddoto è passato per dire che la filosofia, il filosofo è uno che sta cagando in del nuvolo, e che la filosofia è quella falsa scienza per la quale e contro la quale si rimane tale e qua. Perché la vogliono far passare per tale. Ecco, invece, Nanninella dice, scusate, Ulisse dice di chi è Fromm. Allora,
Nato nel 1900 e morto nel 1980, ha dato il meglio di se stesso nella metà degli anni 50 e teneva due anime, un'anima borghese, ebraica, che gli faceva studiare la psicanalisi e quindi Freud, e poi un'anima politicamente volta al sociale che lo faceva appartenere alla sociologia. Siccome la Germania hitleriana, con il suo razzismo, ebbe l'intelligenza di esecutare gli ebrei, che terranno mille difetti, ma certamente hanno prodotto moltissimo, sta gente se ne fu in America. Questo sembra un ninello, ma portato certo, spine. Beh, certo, è chiaro. Se non fu in America, e quindi noi rimanemmo spiazzati, e l'America cominciò a correre, inventò la bomba atomica e fece tante cose. Allora, diciamo che Fromm è mezzo psicanalista e mezzo sociologo. Come psicanalista cerca di curare, diciamo, la individualità e come sociologo cerca di capire quale influenza ha la società sull'individuo. Va bene?